aspettato una tre orette. Piero, si sente? Ui. Buonasera a tutti. Vi do alcune notizie buone. Avete visto tutti quanti che la Regione ci ha dato quel finanziamento per quanto riguarda il Dosso Collinare. Naturalmente è stata una grande vittoria, diciamo, per noi, tra virgolette vittoria, anche se noi, anche senza, diciamo, il finanziamento della Regione, eravamo propensi comunque a prendere il Dosso Collinare, perché capite bene, è un treno che è passato, che sta passando, quindi dopo 40 anni non potevamo che farla tornare, diciamo, al comune di Faggiano. Sapete benissimo che là c'è già un progetto per quanto riguarda il Parco Monte d'Oro. Continueremo, porteremo avanti quel tipo di progetto, cercheremo di fare qualche iniziativa insieme ai comuni che hanno, diciamo, sottoscritto quel documento, ma la cosa fondamentale e importante è che quel Dosso Collinare, la Pineta, adesso bisogna tutti quanti insieme iniziare a viverla, a organizzare manifestazioni, perché fino ad oggi potevamo, tra virgolette, dire non è la nostra, tutto ciò che accadeva. Oggi però siamo tutti quanti, non solo il sindaco, l'amministrazione, il consiglio comunale, ma credo tutta la cittadinanza ha una certa responsabilità su quella Pineta. Naturalmente, come dicevo, metteremo in campo tutte le azioni possibili per far sì che si arrivi a quello che è il progetto definitivo. Naturalmente la Regione, dandoci queste 200.000 euro, ci dà la possibilità, evitando di spendere soldi nostri, per acquisirla, ma noi dobbiamo cercare ancora tramite la Regione o tramite altri finanziamenti di continuare questo lavoro affinché si possa, diciamo, vedere la luce questa bella storia per Faggiano. Io ripeto, ho vissuto indirettamente tutte le vicissitudini passate, ma credo che avere oggi un polmone verde a ridosso del paese,
credo che sia una cosa molto ma molto importante, non solo per Faggiano ma io credo per tutta l'intera provincia, perché se noi riusciamo a realizzare un parco naturale attrezzato significa la gente che viene a Faggiano, che va a Grottaglie, che va a San Giorgio, piuttosto che va nel nostro litorale, quindi significa, credo e ritengo, sviluppo per quanto riguarda l'intera provincia. Un altro, stamattina sono stato a Bari per quanto riguarda il concorso che fa Legambiente per quanto riguarda i comuni ricicloni. Noi, a differenza dell'anno scorso, eravamo il primo comune, in ex aequo un altro comune, quest'anno siamo quarti, però noi siamo al 77,1%, il secondo e il terzo stanno al 78%, quindi stiamo riuscendo, diciamo, a mantenere, nonostante noi avevamo anche previsto una leggera flessione. Sai, quando una cosa si fa poi c'è una leggera flessione, l'avevamo anche previsto, ma questo credo che sia dovuto anche al fatto che la nuova gara ha previsto l'organico in più, il veto la settimana in più, quindi questo sicuramente ha scombussolato quel 1-2% in più. Naturalmente dobbiamo tutti quanti insieme continuare a sensibilizzare i cittadini, perché altrimenti diventa poi una cosa non più buona. Ma la cosa particolare ed importante riguarda soprattutto il differenziare bene, perché noi oggi stiamo ricevendo delle multe, tra virgolette, da dove delle aziende dove noi andiamo a conferire, che se il prodotto non è ben differenziato, significano che loro devono fare tutta un'operazione diversa, quindi se devono darci 10 alla fine non ci danno nulla, quindi quel poco di ristoro che dovremmo prendere alla fine ce lo giochiamo con quelle. L'altra cosa fondamentale e importante è quello dell'abbandono dei rifiuti. Noi, lo dicevo anche in occasione della commissione l'altro giorno, stiamo mettendo in campo tramite un'associazione che fa proprio, diciamo, una sorta di verifica nel territorio, con delle fototrappole, sia per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, ma anche per quanto riguarda il randagismo. Però noi oggi ci soffermeremo tantissimo per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, perché non si può vedere i nostri cigli di strada, le nostre cunette piene di rifiuti. Una cosa importante che oggi ho sentito là a Bari è stata l'intervento dell'assessore Stea, che è l'assessore all'ambiente della Regione Puglia, il quale ha preso il discorso, ha parlato del compostaggio di Pulsano e lui ha detto che sono sempre stato contrario al compostaggio di Pulsano, perché Taranto e la provincia ha dato tanto. Quindi, diciamo, ci troviamo anche in linea con questo, con quello che noi, Consiglio Comunale, che noi tutti quanti abbiamo sempre sostenuto. Quindi mi ha fatto veramente piacere sentire queste cose da parte della Regione. Noi abbiamo dato tanto. La cosa importante che è venuta fuori dal discorso del commissario Grandagliano è che finalmente si va nella direzione che con l'ANCI abbiamo sempre sostenuto noi, cioè quello di fare gli impianti la gestione pubblica, quindi pubblica e privato insieme. Quindi questo significa che il privato solo deve attenersi a quello che è la gestione pubblica, mentre oggi abbiamo ogni tanto ci arrivano richieste di aumento. Domani, se tutto andrà bene, come andrà bene, credo, ce l'ha fatto capire sia Grandagliano che l'assessore Stea, che siamo sulla buona strada, avremo sicuramente un risparmio sui rifiuti. Un'ultima cosa e concludo, una bella iniziativa che c'è stata oggi al presepe vivente a cura dell'Associazione per le tradizioni popolari, e ha visto, diciamo, la raccolta di viveri da parte dei bambini della scuola, quindi c'è stata una bella raccolta, diciamo, una grande sensibilizzazione dei bambini ma soprattutto dei genitori. Quindi un grazie ai genitori, ai bambini, all'Associazione per le tradizioni popolari, che insieme alla nostra assistente sociale, all'ufficio servizi sociali, adesso, come hanno già fatto l'anno scorso, provvederanno a distribuire questi viveri alle persone, diciamo, che purtroppo vivono momenti particolari. Va bene così. Possiamo... Prego, sì.
A noi non può che far piacere l'acquisizione del Dosso Collinare e anche noi facciamo, ci uniamo all'appello ai cittadini che capiscono l'enorme valore del polmone verde e che poi non diventi appunto una discarica di rifiuti, adesso nelle campagne e poi nella pineta. Perché se ci rendiamo conto di questo possiamo dire di aver raggiunto un grado di civiltà superiore. Poi per quanto riguarda anche l'impianto a gestione, lei sa benissimo che noi anche qual è stata la nostra risposta a questo, e questione di deformazione professionale, praticamente siamo d'accordissimo perché abbiamo dato tanto e ora forse devono imparare anche a rispettare, a rispettarci. E poi anche per l'iniziativa di oggi non possiamo essere che grati a tutte le famiglie che hanno partecipato all'iniziativa, perché questo vuol dire sensibilizzare e stare insieme, e questo non ci può fare che piacere. Grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali sedute precedenti. Va bene? All'unanimità. Terzo punto all'ordine del giorno, razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20,1 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Piera. Buonasera. Come ogni anno, entro il 31 dicembre, ogni comune, ogni ente pubblico è chiamato, secondo le disposizioni del nuovo testo unico sulle partecipate, a effettuare una ricognizione di tutte le partecipate dell'ente ai fini di una razionalizzazione, una verifica di quello che è il patrimonio delle partecipate dell'ente locale. Le partecipate dell'ente non sono variate, sono le stesse dell'anno precedente e si tratta di quote per in organismi strumentali quali l'ARO, il Consorzio Rifiuti, l'Autorità Idrica, il GAL Colline Ioniche, il GAL Magna Grecia e il Consorzio Trasporti Pubblici CTP. Trattasi di partecipazioni con quote infinitesimali rapportate al numero degli abitanti e per fini prettamente istituzionali. Pertanto non vi è alcuna ragione di razionalizzare e di sciogliere queste partecipate, pertanto rimane tutto invariato. L'altro punto all'ordine del giorno invece è... Aspetta, Piera, votiamo il 3, sì, votiamo il 3. Pensavo che facevo... Angela, ci sono... Possiamo votare? Favorevoli. Immediata esecutività, come sopra. Se siamo d'accordo facciamo il 4 e il 5, lo facciamo insieme e poi li votiamo separati. Vai, Piera. Allora, il quarto punto è riconoscimento dei debiti fuori bilancio per gli eventi, l'evento meteorologico calamitoso che è avvenuto il 12 novembre. Come sapete c'è stata quella forte tempesta e sono stati forti piogge, copiose piogge che hanno portato parecchi danni nel nostro cimitero con la caduta di molti alberi, il cedimento, lo sradicamento di molti pini e cipressi, così come anche di ulivi nella zona di proprietà del comune, e sono caduti gli alberi su delle tombe a cassettone, hanno anche rovinato delle cappelle, si è sollevato, come sapete, anche una parte dell'asfalto, pertanto abbiamo provveduto al ripristino di tutte questi, abbiamo tutti questi interventi con somma urgenza, l'ufficio tecnico si è ha relazionato tutto l'accaduto, pertanto ha chiamato, così come previsto dal codice degli appalti, con urgenza delle ditte che potessero ripristinare quanto prima tutti questi interventi calamitosi che si sono susseguiti al fine di assicurare la sicurezza, l'incolumità pubblica. Pertanto stasera dobbiamo procedere al finanziamento al riconoscimento del finanziamento di questi interventi, finanziate però tutte con somme già previste in bilancio, pertanto queste somme che sono di 30.000 euro sono state già tutte finanziate con somme a disposizione del bilancio 2019, pertanto non si rinvia.
al bilancio successivo. L'altro punto è invece quello dei verbali del Fotored, dell'autovelox, gli ultimi verbali dell'autovelox per ricorsi. Era preparata a questo, pertanto al punto 4 noi ci asteniamo, con la speranza che adesso in bilancio se ne mettono tanti soldi in più, tanto non si sta capendo più niente con le intemperie. No, ma tanti, non è questione, se hai finito l'intervento. Sì, no, dicevo, i soldi c'erano e purtroppo bisogna fare questo passaggio di consiglio per legittimare le spese. Io ho dato atto che la legge dispone, dà la possibilità di finanziare questi interventi anche con un piano di 3 anni, un piano di rateizzazione di 3 anni, o addirittura, qualora dovessero essere delle spese molto alte, di fare anche un mutuo. Però le somme ce le abbiamo, bisogna soltanto fare il passaggio istituzionale dal Consiglio per prendere atto di questo provvedimento che non era previsto. No, ma in effetti per questo noi ci asteniamo. Però voglio dire, no, adesso bisogna mettere forse tutto il bilancio, perché non sappiamo quello che ci aspetta domani. Invece per quanto riguarda il... E l'ha fatti tutte e due? No, sì, 4 e 5. Sì. Su questo invece votiamo contro. Volevo giusto aggiungere una cosa, per quanto riguarda, avete visto, abbiamo anche fatto l'asfalto su via Duca d'Aosta, ci sono i tombini sotto... Se li stavamo facendo noi ad alzare i tombini, però l'acquedotto ci ha chiamato che devono provvedere loro. Adesso li ho fatti richiamare avanti ieri dal vice sindaco, perché abbiamo un rapporto con, dicendo che guarda, se non venite a farli prima delle feste, mo li facciamo noi, voglio dire, perché non possiamo lasciare una strada con i buchi. Quindi aspettiamo, vediamo un altro di domani, dopodiché vediamo il da farsi. Va bene. Allora, votiamo il punto numero 4. Favorevoli sta pure 10, 3 astenuti. Astenuti 3, Cardiello misero, contrari nessuno. Per l'immediata esecutività del provvedimento. Come sopra. Punto numero 5. Debiti fuori bilancio polizia locale. Favorevoli 9. Contrari? Contrari 3. Astenuto 1. Bandini. Punto numero 6, scioglimento della convenzione tra l'ufficio segreteria di Faggiano e il comune di Maruggio. Questa volta lo facciamo veramente, perché la dottoressa Mandurino veramente no, è esausta, quindi per non farla arrivare ad un peggioramento, quindi votiamo lo scioglimento con il comune di Maruggio. Ripeto, anche se l'ho detto anche l'altra volta a malincuore, però voglio dire, il segretario comunale non può dividersi con 3 comuni, quindi... Ma soprattutto perché poi a Manduria, dove è un comune molto grande con tante problematiche che ci sono, lei c'ha Manduria. Vabbè, votiamo lo scioglimento, favorevoli. Come sopra. Volevo fare giusto una comunicazione. Domani sera è prevista una tombolata, sono sopraggiunti problemi organizzativi, la facciamo il 23, la tombolata di domani sera. Io colgo l'occasione, avremo sicuramente modo di vederci prima di Natale, per augurare a tutti voi un sereno Natale, un felice anno nuovo, detto e fatto veramente con il cuore, perché oramai ogni anno sembra che ci facciamo questi auguri giusto perché sta arrivando Natale, auguri. Io ritengo che questo è un periodo particolare, un periodo che personalmente mi dà un senso di gioia, ma soprattutto
nel vedere alcune volte alcune famiglie del paese che riescono ancora a riunirsi, a stare insieme e a pranzare il giorno di Natale, credo che sia una cosa veramente importante. Quindi colgo questa occasione per fare veramente gli auguri a voi tutti, amministratori e consiglieri, e anche al pubblico presente, ma a tutta la cittadinanza. Grazie. Ha detto una parola l'altra sera, no? Il frate che c'era ha detto: se il Natale, se il bambinello lo vediamo come rinascita, come amore, come gioia, ma se lo vediamo come una cosa che dobbiamo mettere al presepe, non è più Natale. È stato bello quello che l'intervento che ha fatto il frate l'altra sera. Ma infatti io, come ho detto pure l'altra sera, cioè dobbiamo ritrovare un po' i valori, cioè voglio dire, si stanno prendendo i valori della famiglia. Cioè la famiglia, cioè, è la base di tutto. Uno che ha bisogno di qualsiasi cosa, senza la famiglia, cioè... Prima il dono sotto l'albero, adesso dove vai in vacanza a Natale? Adesso in vacanza, ecco. Ma la famiglia, cioè vedere questi genitori, poi il mestiere che faccio io, andiamo a fare degli interventi, no, persone che abbandonate, cioè guardate, è una cosa veramente veramente bella. Bene, buona serata, buon proseguimento e auguri ancora a tutti quanti.